Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi video prodotti finiti per quanto riguarda la pulizia e la cura della casa. Sono un po' in questa mise, come si chiama, la camerierina, quella che insomma serve, fa i mestieri eccetera, e ho deciso appunto di girarvi questo video. Oggi sono a casa, quindi mi sono anche proprio appena appena truccata, non avevo voglia, e tra l'altro oggi ho tirato fuori questo lip gloss che ho preso tempo fa, non mi ricordo quando, non mi ricordo perché, da H&M. Questa cosa me la ricordo, l'ho lì già da parecchio tempo. È un gloss trasparente, quasi impercettibile, non so sinceramente perché ogni tanto faccio questi acquisti così, sarà costato poco e quindi l'ho acquistato. Comunque non è luminosissimo, non mi fa impazzire, vi dico la verità. Però parliamo di case e di prodotti casa. Allora, ce li ho un po' misti perché li ho accantonati tutti qua, poi dovevo per forza fare il video oggi perché mio marito mi ha detto che se non mi sbrigo me li butta via tutti questi bidoncini vuoti e chi se ne frega. E allora ho detto no, oggi devo proprio girarlo. Allora, ho terminato due acque, l'acqua demineralizzata profumata per il ferro da stiro. Questi due flaconi sono da 2 litri ogni flacone, un'acqua normalissima, nel senso che si usa da mettere nella caldaietta del ferro da stiro per far sì che appunto il ferro non faccia uscire l'acqua, non si otturi, non si rovini. Era anche profumata, effettivamente sì, quando ho utilizzato questa sentivo del profumo quando usciva il vapore, non un profumo che però rimaneva poi sugli abiti, il profumo giusto quel momento che appunto usciva il vapore. L'ho presa da Tigotà, non mi ricordo quanto l'ho pagata, però queste acque come sapete costano pochissimo. Poi ho finito questo qua, il mio pulitore doccia, che vi avevo fatto vedere come un prodotto top che stavo utilizzando. Pulisce veramente molto bene il box doccia, la parte appunto del vetro dove rimane sempre un po' di calcare. Tra l'altro la mia doccia è un po' vecchiotta, quindi devo pulirla molto spesso. Quando utilizzavo questo riuscivo a tenerla qualche giorno di più. Io l'avevo preso da Hobby, mi sembra che si chiama, dove vendono tutti gli utensili, tutti quei posti proprio per la casa, per chi fa, per chi costruisce da sé, giardinaggio eccetera. E niente, costa un po' perché costava intorno alle 6 euro, però veramente un ottimo prodotto, un odore molto forte. E ho fatto anche un mezzo danno perché l'ho utilizzato spruzzandolo sul lavello in cucina che è in acciaio e ho detto chissà se anche qua mi toglie meno il calcare e si vede meno, però me l'ha smacchiato leggermente, dove l'ho lasciato un pochino di più è rimasta qualche macchiolina leggermente che non si nota, per fortuna. Però ecco, da utilizzare proprio solo per il box doccia. Questo è un mio difetto, che a volte ho dei detersivi che reputo buoni e li utilizzo anche per fare altre cose. Non diciamolo sempre a mio marito perché poi si arrabbia. Poi ho finito il mio mitico Chantecler universale, io lo uso un po' dappertutto, lo uso quando appunto lavo i sanitari per sgrassare un po', lo uso anche per lavare il gas perché mi piace sgrassarlo prima e poi uso il prodotto specifico anche per i lavandini eccetera, lo spruzzo sulle camicie, sui colli delle magliette, delle camicie eccetera, anche sotto le ascelle per quando puzzecchiano un pochino. Ottimo, lo ricompro sempre ed è lo sgrassatore che preferisco in assoluto. Poi per quanto riguarda il gas ho finito lo smacca acciaio, ho perso il tappino che ha un tappo veramente antipatico che non si chiudeva mai bene, alla fine si è rotto il gancino e quindi l'ho perso. Non so ragazze se mi è piaciuto tanto, perché con questo qui dovevo star lì 3 ore a sciacquare, mi faceva un po' di aloni comunque quando lo asciugavo, non mi fa impazzire, preferisco usare lo sgrassatore e più poi magari passare un pochino una spruzzatina di Viacal che rende tutto lucidissimo. Puliva bene, questo sì, però vi dico, mi lasciava un po' più opaco e qualche alone in più quando asciugavo rispetto a quando uso altri detersivi, nonostante sia proprio specifico per il gas. Poi sempre per zona cucina ho finito questo qua, piatti. Questa qui è la marca U che si trova nei supermercati U2, che almeno io qui dalle mie parti ce l'ho, un normalissimo sapone detersivo per i piatti, non mi ricordo neanche quanto l'ho pagato sinceramente,
va benissimo, io lo uso, come ho già detto, a volte per lavare qualcosina, soprattutto le scodelline della gatta, perché poi ho la lavastoviglie, quindi la maggior parte delle cose le lavo in lavastoviglie, non so dirvi se proprio sgrassa da morire. Lo uso proprio, ecco, per cose più veloci, insomma, l'insalatiera che occupa spazio nella lavastoviglie, allora gli do una lavatina a mano. Quindi non lavo cose estremamente sporche, però va benissimo, un buon profumo di limone, è andato benissimo anche lui. Poi ho finito il mio vicinet, questo qua era profumoso, in gel, buono, mi piace, questi qua sono i classici che si utilizzano per il bagno, questi qua della vicinet mi piacciono molto, soprattutto la profumazione, perché alcuni trovo che abbiano delle profumazioni veramente cattive. Questo invece è buono, proprio un profumo fresco, di pulito, di disinfettante. Poi, sempre per il bagno, ho finito le tavolette. Allora, questa qui che è quella barchetta, adesso qui ho solo la confezione, sempre della Vicinet Maxi al limone, un profumo buonissimo e mi è durata anche abbastanza. Ho finito poi queste qua invece della Breath Power, che sono quelle con le quattro palline colorate. Queste qua, ragazze, buone ma durano pochissimo, cioè le devo cambiare ogni 2 settimane, sono già finite. Siccome costicchiano un po' questi prodotti, preferisco, ecco, comprare questo, adesso ho perso il foglietto, che è altrettanto buono e dura comunque di più, appunto da mettere nel WC. Poi ho usato questi guanti che volevo farveli vedere, questi qua della Spontex, i Silky, sono quelli che non hanno la felpatura, che sono fantastici perché sono gli unici guanti che riesco a utilizzare un po', soprattutto in estate, perché col caldo si sa sono un po' insopportabili. E questi non hanno la felpatura ma non appiccicano quando si indossano, eccetera, sono veramente favolosi. Poi, per quanto riguarda la cucina, dovrei aver finito. Passo. Ah no, eccolo qua, un'altra cosina. Scusate, ma un po' di cose perché era un po' che non facevo il video. Ho il Viacal che io adoro. Ho provato adesso a prendere un anticalcare che vi farò vedere poi più avanti, da Lidl. Però, ragazze, c'è differenza, non c'è niente da fare. Cioè, un prodotto costerà di più, ma a me dà il doppio del risultato, non c'è niente da fare. Io questo qua lo spruzzo 2 secondi, anche sempre nel box doccia, che è la cosa che diciamo deve sgrassarmi meglio a livello di calcare. In 2 secondi viene via. Con quello del Lidl sono stata là un'ora con la spugnetta e poi era ancora un po'. Non era venuto via bene, non era bello lucido. Io il Viacal lo adoro, lo compro, questo qua era igienizzante, lo compro normale, all'aceto, così, dipende quelli che sono in offerta, però mi sono detta che d'ora in poi assolutamente solo il Viacal, perché poi spesso uso gli altri, poi non sono soddisfatta del risultato, quindi vado a riusare questi, quindi doppio lavoro e doppio costo comunque. Poi invece per quanto riguarda la lavatrice e il bucato, ho finito questo qui, 4000. Questo qua, se non sbaglio, l'avevo preso anche lui al Lidl, che è una polvere per lavatrice. Sì, questa non posso dire niente, nel senso che io la polvere la uso solo quando faccio la biancheria, gli asciugamani, perché faccio il prelavaggio, quindi metto nelle due vaschette separate e mi lavava bene il bucato. Però ripeto, asciugamani e lenzuola non sono mai sporche. Sulle magliette, magari cose dove ho le macchie, uso i detersivi liquidi perché faccio solo il lavaggio senza il prelavaggio. Quindi non so dirvi a livello di macchia, però a livello di bucato lo lavava bene. Poi ho finito la mia Ace, la Canlace Gentile, questa che metto in tutte le lavatrici. Noto proprio che quando uso questa mi ravvive i colori. Toglie anche appunto tanto gli odori, ottima, non so cosa aggiungere, proprio un prodotto ottimo che anche qui ho provato altre marche, a parte quella dell'omino bianco che comunque mi piace, sotto marche non andrò più a comprarle perché quando compro questa io noto la diversità, il bucato è più bello e più brillante soprattutto, quindi piuttosto quando è in offerta faccio una gran scorta, però prendo questa. Poi ho finito come, ecco, stando in tema, questa qua, candeggina delicata, questa qua è della marca Esselunga, l'avevo pagata meno sicuramente dell'Ace, però non mi dà lo stesso risultato. Igienizzerà anche lei, se volete solo usarla per una questione di igiene, di batteri, eccetera, va
va bene, se anche qua non possiamo quantificare, almeno io non riesco a quantificare se questa piuttosto di questa mi pulisce meglio a livello di batteri, mi disinfetta meglio, però a livello di luminosità, di colori, eccetera, quando uso l'acio il bucato è più bello. Poi, come invece detersivi, ho finito anche questo, il sole. Questo qua era quello 100% bicarbonato in più. A me questi della marca Sole mi piacciono molto. Lo usavo soprattutto quando facevo le lavatrici con i panni bianchi. Ottimo, anche questo lo compro quando è in offerta. Non ho una marca specifica anche qui, però ecco, quando all'Iper o all'Esselunga o anche da Tigotà sono in offerta, li compro. Poi ho finito due fabulosi, i miei ammorbidenti che sapete che amo alla follia, mi sono piaciuti tantissimo entrambi, di questo ovviamente che è quello normale ne devo utilizzare di più, di questo concentrato un pochino meno, fantastici, profumatissimo il bucato, di fresco, di pulito, non stucchevole, mi piace tantissimo. Poi ho finito il Vanish, questo qua che però l'ho trovato un po' inutile, vi devo dire la verità. Ho preso questo che è anche un po' per le macchie e ho preso quello bianco invece da utilizzare per rendere più bianchi i bianchi. Quando faccio la lavatrice appunto dei bianchi con il vanish bianco, cioè proprio escono bianchi bellissimi, vedo proprio l'effetto. Questo qui però smacchiante, io ripeto di macchie non ne ho, ho qualche riga sui colli eccetera. O se capita che ci macchiamo, che stiamo mangiando, uso sempre uno smacchiatore specifico prima di fare la lavatrice, quindi già la macchia va via. Non so sinceramente se lo ricomprerò, ragazze, perché mi sembra un po' inutile, vi dico la verità. Infatti ce l'avevo da tanto e l'ho finito lentamente perché lo usavo ogni tanto. Poi ho finito come cura lavatrice questo qua della Dottor Beckman. Spero si dica così. Questi qua sono praticamente allunga la vita della lavatrice, limita lo sporco, il calcare e i residui. Io lo uso a cicli di 3-4 mesi per tenere pulito bene tutte le tubature, eccetera. Mi piace di più, vi dico la verità, utilizzare questo genere di prodotti che fare lavaggi con l'aceto, il bicarbonato, così, perché mi sembra che quando utilizzo questi comunque è pulito meglio, funziona tutto meglio. Sono un po' su, non mi piace molto il naturale in questo senso perché non mi sembra che pulisce bene, fa bene il lavoro che fanno questo genere di detersivi. E quindi anche questo mi è piaciuto. Sgrasso anche la vaschetta, la lascio a mollo tutta la notte, così se è un po' incrostata, soprattutto nella parte dove mettiamo l'ammorbidente, eccetera, si pulisce bene. Ottimo prodotto. Ho finito poi il salvabucato per quando faccio i colorati. Io non mischio mai bianco e rosso, bianco e nero, cerco di fare le cose un pochino simili, però magari il rosso, rosa e verde capitano insieme con queste cartine, non mi è mai successo appunto che si mischiassero i colori. In questo caso avevo queste qua, della Brown. Però ecco, anche queste non ho una marca specifica, le compro di diverse marche e mi sono sempre trovata bene. Poi il prodotto super top della casa di questo mese è questo, ragazzi, che è fantastico, forse però ve l'avevo già fatto vedere, che è un profumo a biancheria della linea Aquam, è da 100 ml, ne serve pochissimo, ha un profumo che è fantastico, va aggiunto nella vaschetta dell'ammorbidente proprio qualche goccina, un po', andrebbe messo un tappino. Però io non sto lì a fare il tappino qui perché è talmente piccolo che mi esce tutto. Faccio così, ne verso un pochino. Ha un profumo che è la fine del mondo, veramente buono. Costa parecchio perché costa intorno alle 6-7 euro. Io l'avevo preso quando ero in offerta da Tigotà, ne avevo presi 3 o 4, adesso li ho finiti, mi dispiace tanto. Quando lo troverò in offerta lo ricomprerò sicuramente perché dà un profumo che è buonissimo. Anche mio figlio che ha 12 anni e non è che gli interessano molto queste cose, mi diceva, ma come sono profumate le magliette, cioè proprio si sente tanto, veramente ottimo. Bene ragazzi, ho finito, queste sono un po' le mie cosine di questi ultimi 2 mesi, di tutto quello che ho utilizzato, io spero che il video vi sia piaciuto, se volete qualche informazione in più sui prodotti lasciatemi un commento, se avete qualche suggerimento ben gradito sempre lasciatemi un commento, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo col prossimo video. Ciao!